infatti siamo su di treno, forse il più sporco che io abbia mai visto. Non credo che ci sentano. Non credo che ci senta nessuno. Perché non passa un controllo. Stiamo andando a Milano. Esatto. Siamo, come potete vedere, abbastanza carichi. Qua dentro ci saranno 24 acque. 24 acquette. Che sono 12 kg e 6 kg di banana. Tutti si chiederanno ancora perché. E noi ancora non l'abbiamo spiegato. Lo spiegheremo in un video a parte. Esatto, in un video tutto suo. Sicuramente se lei conosce che è una ladrata, spende così tanto per andare a Milano. 11 euro, ma stiamo scherzando assurdo. E speriamo anche che non faccia troppo caldo. Sì, anche perché abbiamo fatto una grande gaffa. Assurda gaffa. È colpa sua. Ma non la diremo perché meglio tralasciare. Sì, non è niente. Esatto. Non vogliamo il caldo perché abbiamo da portare tanti chili di lavoro addosso, essendo solo in due. Abbiamo trovato un terzo, ci ha dato tutti buca. A portare 12 kg di acqua. No, chiedere alla 12 kg di acqua. No, sì. Più le bottigliette. Metti un chilo di tara. Sulla tara. Potevamo? Chiedere l'assalto. Potevamo chiedere l'assalto. Che è iniziato tutto così di fretta, ma però siamo stati abbastanza veloci. Sam. Ciao Sam. E dai, va bene così. Va bene così. Siamo in treno, ci rivediamo a Milano. Ciao. Come ti chiami? Ciao. Come ti chiami? Luciano. Non smettere mai di sorridere, mi raccomando. Now we're standing side by side. What it takes to come alive. Way I'm feeling, I just can't deny. Got to let. Non smettere di sorridere.
Ciao a tutti, siamo a Milano dalle 11 e stiamo continuando a fare quello che, per il quale siamo partiti. Che cazzo di italiano sto parlando? Parla tutto io. Beh, potete notare i miei bellissimi occhiali comprati alla John Lennon, guardateli che belli. Quindi metterò solamente a Milano perché sono impresentabile. Abbiamo conosciuto un po' di persone che hanno più bisogno di noi. E ci sono nei video, basta un po'. Che ci sei. Okay. Io sono un po' alto. E diciamo che ci stiamo divertendo molto, anche perché sono persone con le quali si può parlare tranquillamente e che ci arricchiscono dentro, diciamo. Sottolineiamo una cosa: non abbiamo speso praticamente niente, o quasi. Cioè, speso molto poco per fare una cosa che è molto grande per le persone. Esatto. Che aiutiamo. Magari quindi, si può pensare che siamo fuori di testa, che andiamo a regalare soldi in giro, invece pochissimo, per una cosa grandissima che ci arricchisce. Ed è solo per farvi, diciamo, capire che al posto di stare una giornata sul divano a guardare la televisione, si può andare in giro per Milano. Si può andare, o per la vostra città, anche Varese. Esatto. Anche, che ne so, Malnate. Con pochi soldi. Biumo, anche qualsiasi cosa dove ci sia una persona bisognosa ed aiutarla, come ad esempio. E non costa assolutamente niente. Esatto. Perché una bottiglietta d'acqua costa 20 centesimi. E una banana. 6 kg di banane. 6 kg di banane, 6 euro. Non ci mettete tanti soldi, è un gesto bello che potete fare per delle persone che soffrono, e magari non per volontà loro, ma per volontà di altri. Di altri. O per errori che hanno commesso quando erano giovani, che poi si sono pentiti, come un nostro amico che abbiamo incontrato. Il nostro Matteino Tech. Il nostro Matteino Tech si chiama. E non ci ha fatto filmare perché aveva paura di finire su internet, magari c'era qualcuno che lo conosceva e non voleva farsi vedere, però ci ha fatto fare una foto che non so se la metteremo prima o dopo questo video. Penso molto prima, però. Ma vediamo. Comunque è una foto molto bella e nella quale lui sorride e noi sorridiamo per averlo aiutato. Spero che vi faccia pensare questo video. Penso che quando metteremo su il video integrale di quello che abbiamo fatto, qualcuno ci rimarrà male perché non ce l'aspetta da noi, sicuramente. Spero che vi muova qualcosa dentro, vi faccia capire cosa si potrebbe fare. Adesso noi torniamo a fare quello che stavamo facendo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Come io voglio conoscerti e voglio darti una bottiglietta d'acqua che fa caldo oggi. Grazie. Davide. Matteo. Davide. No, grazie, non vuoi essere bravo. No, no, non vogliamo niente. Non vogliamo niente. No, te la regalo voi, se ti sei. Anzi, tieni anche questo. No, ma io non lo voglio. No, te la regalo. Dopo voi siete bravi. Se hai anche fame, io ho anche. Lo facciamo col suo scopo di. No, manda. No, io l'ho portato per te. È per te. L'ho portato per te. L'ho portato per te. Oggi noi siamo in giro a cercare siamo di regalare dei sorrisi. Noi siamo di Varese. E incentiviamo la gente a venire e aiutarvi. Perché avete difficoltà ed è giusto aiutare le persone che sono dietro. Matteo. Isacco. Siamo qua per preparare questo. Così oggi fa caldo, c'è l'acqua. Siamo qua, siamo venuti a Milano apposta per questo, perché vogliamo regalare qualche sorriso.
perché oggi non ho avuto la possibilità di portare il libro, ho portato l'acqua, per regalare qualcosa. La prossima volta siamo venuti giusto per mangiare noi e basta. Sai perché? Guarda meglio il capro settimana, non ho riuscire da neanche uno. No? Ma... capro settimana, neanche uno di loro. Tu sai che questo mi giro sempre per almeno che alcuno compra i miei libri, per comprare qualcosa per mangiare, agli uno, agli due, qualche cosa. E 4 settimane zero. E io non ho tanto rubato, io devo fare. Immagino stamattina non ho fatto quelle cose, non mi ricordo. L'abbiamo portata noi la prima in ritardo, però non è il momento molto duro adesso. Lo so. Sappiamo. È per quello che noi stiamo facendo questo, per far vedere a tutti cosa facciamo, così che ci possano essere altre persone che vengono ad aiutare. Va bene. Ciao. Ciao. Ciao a me. Buona fortuna. Ciao. Sorridi sempre. Va bene. Ciao. Spero che siete. Va bene? Piacere. Matteo. Davide. Piacere. Tu hai quelle digitali? Sì. Il telefono. Una ragazza che mio fratello me l'ha scritto. Allora non vuoi più niente? Va bene. La stiamo cercando. Guarda, più bella in stazione, il bambino si trova qualcuno che... Dato a me tante volte mi vanno a mancare. Però, siccome conosco tanti ragazzi che non hanno niente, non so, tanto, io un po' che li posso ce l'ho loro, magari se non hanno niente da mangiare, io lo voglio. Bisogna essere... come se l'avessi preso, non ti offendere, Assolutamente. Sei volontario? Buona fortuna. Assolutamente no. Fate volontariato? No. Assolutamente no. Abbiamo avuto un'idea nostra di venire qua a aiutare un po' di gente. Ma questa è una bella cosa. Siamo di Varese. Ah, una bella cosa. E fammi gli auguri almeno. Va bene, auguri. 48 buona continuazione. Anni, Non smettere di sorridere mai. Vai. Abbiamo finito di montare il video che avete appena visto. Speriamo che vi possa essere piaciuto e adesso ricordatevi che tocca a voi cominciare a fare sorridere la gente. Bella!